il ritorno di Lidholm e il derby di Hatley. Forse vi chiederete perché dedicare un podcast alla stagione 1984-85, in cui non vincemmo nulla. La ragione è molto semplice. Proprio in quel campionato avvenne qualcosa che per noi milanisti ha un sapore particolare. Ma cominciamo a parlare di quell'estate del 1984. Estate in cui il presidente Giuseppe Farina fa tornare dopo 5 anni sulla panchina del Milan il tecnico Nils Lidholm, reduce dai trionfi ottenuti con la Roma. È la terza volta che lo svedese allena i rossoneri, dopo essere stato alla guida del Milan dal 1963 al 1966 e soprattutto dal 1977 al 1979, quando fu protagonista della stella del decimo scudetto. L'anno prima il Milan, ritornato in Serie A dopo la retrocessione del 1982, aveva raggiunto un mediocre 8º posto. E così Farina, per rilanciare la squadra, fa un calciomercato col botto, acquistando Pietro Paolo Virdis e Mark Hatley, il regista del Manchester United Ray Wilkins, Agostino Di Bartolomei dalla Roma e il portiere Giuliano Terraneo. In compenso partono 3 acquisti dell'anno precedente che avevano deluso: Jerez, Spinosi e Blissett. In campionato il Milan inizia con una serie di 6 risultati utili consecutivi, battendo Cremonese Roma e pareggiando fuori casa con la Fiorentina, Napoli e soprattutto la Juve. Un 1-1 firmato da Virdis a 5 minuti dalla fine. E alla 7ª c'è il derby, che è poi la ragione per la quale abbiamo dedicato questo podcast alla stagione 1984-1985. Quello fu un derby per molti aspetti storico, a cui noi Casciavite arrivammo dopo 6 anni di astinenza. L'ultima vittoria, il 12 novembre del 1978, gol di Aldo Maldera nell'anno della stella. Dunque, è il 28 ottobre 1984. E cosa succede? Che l'Inter va in vantaggio con un gol di Altobelli dopo 10 minuti. Sembra il solito copione, ma al 33esimo pareggia Di Bartolomei, primo tempo 1-1. Poi al 63esimo Hatley, su cross di Virdis, salta in cielo, svetta sul traditore Collovati ed è 2-1. Quel gol è diventato iconico, tanto da essere stato ripreso anche dalla curva poco tempo fa e parla dell'entusiasmo suscitato da Hatley, che poco dopo si infortunò al menisco. Tra verità e leggenda si dice che Lidholm, prima di acquistarlo, fece vedere la foto di Hatley al suo mago di fiducia per avere un parere sul giocatore. E il parere fu molto positivo. Dopo la vittoria nel derby, arriva la prima sconfitta stagionale a opera del Torino. I rossoneri chiudono il girone d'andata al 6º posto, a pari punti, 17, con la Juventus. Anche all'inizio del girone di ritorno, il Milan ottiene 7 risultati utili consecutivi, compreso un 3-2 alla Juventus, e prosegue mantenendosi nelle zone alte della classifica. Nel derby di ritorno pareggia 2-2 con un pallonetto di Verza a 5 minuti dalla fine, il che significa averlo quasi vinto. Alla fine chiudiamo al 5º posto in classifica, a quota 36 punti, e ci qualifichiamo per la Coppa UEFA 1985-1986. Un successo per il periodo. Lo scudetto lo vince a sorpresa il Verona, allenato Bagnoli, ex milanista. È un anno in cui le grandi deludono. Al 2º posto arriva il Toro, l'Inter 3ª e la Juventus 6ª. Però vince la sua prima Coppa dei Campioni nella tragica serata dell'Eisel. La stagione vede Michel Platini diventare capocannoniere per il 3º anno consecutivo, eguagliando un'impresa riuscita al solo nostro Gunnar Nordahl. Per noi quell'anno è importante anche perché il 20 gennaio 1985 a Udine fa il suo esordio il rossonero Paolo Maldini, figlio di Cesare, che negli anni a venire stabilirà il record di presenze con la maglia del Milan. Quella è un po' la stagione della rinascita, anche perché in Coppa Italia facciamo un'ottima figura. Dopo aver superato negli 8ª di finale il Napoli, nei 1/4 finale battiamo la Juventus, da poco campione d'Europa, vincendo 1-0 a Torino, con gol dell'ex Virdis. In semifinale eliminiamo l'Inter in 2 grandi partite. All'andata segna Rummenigge, pareggia Virdis e Icardi, a 5 minuti dalla fine fa il 2-1 per noi, fuori casa.
Al ritorno segna Brady su rigore e pareggia Scarnecchia. Da ricordare all'ultimo secondo un'occasione incredibile per Bergomi, che Terraneo salva sulla riga. In finale il Milan affronta la Sampdoria che, battendo i rossoneri sia l'andata a Milano 1-0 gol di Sunes, sia al ritorno a Genova 2-1, si aggiudica il trofeo per la prima volta con reti di Mancini e Vialli. E questa è un'occasione per ricordare, una volta tanto, un giocatore che non ha mai indossato la maglia del Milan e purtroppo ci ha lasciati da poco, Gianluca Vialli. Avversario leale, grande giocatore in campo e persona di valore anche fuori. Ciao Luca.